E un nuovo ringraziamento a chi è impegnato in prima linea nel fronteggiare la pandemia arriva dal capo dello Stato Mattarella, che stamane al Quirinale ha incontrato una delegazione di un'associazione di medici per l'Africa. Sentiamo Luciano Ghelfi. L'emergenza della pandemia non è finita, dice Sergio Mattarella. Abbiamo attraversato fasi dolorose, ma i lutti non sono cessati, continuano ancora oggi. Dal capo dello Stato l'invito a non abbassare la guardia in una fase delicata. Stiamo cercando di superarla, ma possiamo riuscire, vi stiamo riuscendo soltanto per l'impegno generoso che vi è da parte di tanti nostri concittadini impegnati in prima linea. Parla ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Associazione Padovana Medici per l'Africa, QAM, che compie 70 anni e dice la solidarietà si realizza ovunque, in Africa come in Italia. È quello che il QAM ha fatto sostenendo alcune strutture sanitarie nel nostro paese senza ridurre l'impegno nel continente africano, dove pure la pandemia ha causato morti e aumentato la povertà. Un esempio che Mattarella apprezza. C'è tanta solidarietà, dice, che tiene insieme il mondo. Siamo ora ai numeri del Covid con il calo dei contagi.